L'offesa è stata molto forte, devo dirvi, mi sono sentita colpita in prima persona, perché ero certa di poter dare il mio contributo, un contributo importante sul proporzionale Roma 1, proprio perché con tutta la città, dopo 20 anni di consigliera comunale, ero certa di poter fare un gran bel lavoro. Quindi ho ricevuto uno schiaffo, sì, ecco, le 5 dita, ho ricevuto uno schiaffo. Come sapete, in queste ore ho letto un comunicato della collega Morani e il collega Ceccanti questa mattina, e molti stanno rifiutando i collegi proprio perché considerati la forza del leone. E il nostro segretario parla di occhi della tigre, e io vi devo anche dire, spero di non commuovermi, che ho ricevuto tutta la notte telefonate, tutta la notte messaggi, tutta la notte mail, le stesse mail che ricevevo quasi tutte le notti quando combattevo per la legge sulle unioni civili. Ho passato una bruttissima notte per 2 motivi. Il primo, qualcuno dirà, quella è una codarda, scappa perché non ha il seggio sicuro, scappa perché non è più sul proporzionale, scappa perché non ha il collegio blindato, scappa perché pur dovendo combattere a Ostia non è riprotetta sul proporzionale anche come numero 2. Sarebbe stato possibile, dopo Zingaretti, dopo Mancini, sarebbe stato possibile, ma il mio partito ha scelto di non farlo. E allora io vi dico,